Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Diablo 3. Allora, nell'ultima puntata abbiamo distrutto i cuori immondi, che sono la fonte di sostentamento del regno di Asmodan. E, se tutto va bene, in questa puntata forse affronteremo Asmodan vero e proprio. Allora, andiamo in questa zona che forse è da esplorare pesantemente, o forse no. Ok. Se solo qualcuno potesse vedermi adesso. Prepariamoci a un lungo scontro! Se i miei vecchi maestri potessero vedermi adesso. Beh, sono arrivato a livello 48. Nel mentre... Va bene ragazzi, prima... passate al prossimo atto. Vi prometto che cercherò di guardare un pochettino di più le abilità e vediamo di provarne di nuove. Che le ho trascurate veramente un sacco. Oh, quante! Se solo qualcuno potesse vedermi adesso. Ne troveremo altre così. Quante schifezze che mi venivano contro. Ok, oro. Beh, mi sa che è davvero una linea unica. Se una volta tanto non ci troviamo costretti a esplorare tutto quanto. Molto bene. Oh, siamo arrivati. Ragazzi, mi sa che ci siamo. Mi sa che ci siamo proprio. È il cuore del peccato. Ora affronteremo Asmodan. Vai. Eh sì. Eh sì, è cambiato l'orientamento della visuale, è il momento del boss. Ci siamo. Stupido Nephilim, quando la pietra delle anime farà parte della mia carne, i sette diverranno una cosa sola in me. Sarò la somma di tutti i mali, il primo maligno. Ok. Ma va giù in un secondo. Arrogante di un buono basta. Ecco te. Arrogante di un Nephilim. Lei se buono basta. Vai, a posto. Va benissimo così. E guardate un po'. Guardate un po' che c'è un... Aspetta, ah, ok, sì. Presto, Lea, imprigiona l'essenza di Asmodan nella pietra delle anime. Sì, ho cliccato l'essenza di Asmodan prima di prendere l'oggetto non leggendario. Non avevo mai neanche osato sognare che tutto il male restasse imprigionato in quella pietra. Una volta distrutta, l'eterno conflitto sarà finalmente concluso. Distruggere la pietra non è semplice. Vi sono dei rituali da tenere in considerazione. Dobbiamo tornare alla rocca per i preparativi finali. Ok, oh, grazie a Dio c'è ancora. Amuleto leggendario. Mamma mia, per un attimo ho temuto che l'avessi perso. Attenzione, questa protezione per spalle ci piace. Amuleto leggendario. Vediamo un po'. Allora. Beh, ci piace. Ci piace molto. Benissimo. Bene, direi che è il momento di tornare a Rocca Bastione. Ragazzi, abbiamo finito l'atto 3. In effetti. Prima di concludere, facciamoci un giro di chiacchierate con tutti quanti.
Anzi, aspetta, prima finiamo le ultime cosette, poi un attimo prima di passare al prossimo atto, parliamo con tutti. Una vittoria incredibile. Lo sapevo che Asmodan non avrebbe avuto alcuna possibilità contro di te. Dove sono Adria, Lea e Tyrael? Sono tutti nell'armeria, senza dubbio a festeggiare. Dovresti unirti a loro. Ok. Andiamo nell'armeria. Ma se ben mi ricordo... Adria, sì. Quando hai deciso di tradirci? 20 anni fa, un grande e terribile potere mi attirò a Tristram. Maidan, il primogenito di Leoric, sconfisse quel potere e cercò di intrappolarlo nelle sue carni. L'oscuro viandante. Fu Diablo che vidi dentro di lui. E a lui giurai fedeltà. Ora, finalmente, il suo grande piano giunge a compimento. Mia cara Lea, Deckard l'ha sempre sospettato. Il tuo vero padre era Diablo in persona. E adesso, figlia, tu sarai il suo ricettacolo. Sono vivo! Ma sono più di ciò che ero. I sette maligni adesso sono un tutt'uno in me. Io sono... il primo maligno. Ben fatto, fedele Adria. Adesso va, finché non avrò di nuovo bisogno di te. E finalmente il mio vero obiettivo, quello che mi è sempre sfuggito: la totale distruzione del paradiso celeste. Un gran colpo di scena, eh? Allora, varcando questo portale, vado al prossimo atto. Quindi torniamo un attimo dentro e facciamo tutti i dialoghi che ci mancano e tutte le cose. Il Lestofante, prima di tutti. Amore fraterno. Tuo fratello sa dei tuoi sentimenti per sua moglie? No, lei non si curò di dirglielo prima di convolare a nozze. Adesso i loro figli morirebbero di fame se non fosse per loro che gli mando. Eppure, in definitiva, il responsabile di tutto sei tu. Prima o poi verrà scarcerato. Ripagare la gilda dei mercanti di Porto del Re non è semplice. E poi, non dovresti stare dalla mia parte? Ah, ragazzi, il motivo per cui faccio questi dialoghi è ovviamente per continuare con la storia e per aggiungere sempre nuove cose, arricchirle di più dettagli. L'altro motivo è che, parlando con i seguaci, però, si sbloccano anche delle cose. Più in là, le vedremo. Parliamo con Miriam. Visioni. 10 giorni fa ho avuto una visione estremamente potente di un futuro oscuro. Cose orribili ti accadranno prima della fine di tutto questo, ma avrai la meglio. Ti dispiacerebbe condividere i dettagli di queste cose orribili? Non vorrei mai consegnarti il fardello della consapevolezza di cose che non puoi cambiare. Devi essere felice finché puoi. Grazie. Utilissimo. Ciò che Miriam sapeva. Sapevi che sarebbe accaduto, non è vero? Ma certo, Celdo. A che serve poter vedere il futuro se non impedisci che le cose brutte accadano, Miriam? È questo il punto del futuro, tesoro. Arriva comunque. Non si vince un duello parando il primo colpo e tornando a casa. Quindi hai lasciato morire Lea? Dovevo farlo. Diablo sarebbe tornato comunque, ma ora tu sei qui per fermarlo, e lo farai grazie al tuo dolore e alla tua ira, mio Celdo. Ok. Ci sono altri dialoghi che dobbiamo fare? Sì,
Edric Amon ne ha uno. Il cordoglio di Edric. Credevo di poter dare un senso alla morte di mia moglie. Ormai non ha più importanza, eh? Certo che ne ha. Sei il miglior fabbro che io abbia mai conosciuto. Come no? Sarà di conforto anche per lei ora che non c'è più. Sono stato uno sciocco. Non è possibile sistemare le cose. In questo mondo non c'è posto per la redenzione. Positivissimo anche lui, eh? C'è qualcos'altro che dobbiamo fare con l'incantatrice? Non ci dobbiamo parlare? No, sembrerebbe di no. Ovviamente con Adria e Lea non possiamo parlarci in nessuna maniera. Beh, ragazzi, allora a questo punto non resterebbe altro da fare se non passare al prossimo atto. Però onestamente vorrei fare anche se questa puntata venisse veramente breve, vorrei fare il prossimo atto direttamente nella prossima puntata. Credo che capirete la mia scelta, mi piace suddividere bene le cose, e anche se questa puntata viene di pochissimi minuti in confronto alle altre, preferisco di gran lunga così, e scommetto in fondo anche voi. D'accordo ragazzi, allora per questa puntata inaspettatamente è già tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mettete mi piace se vi è piaciuto questo video di la fine del terzo atto e della sconfitta di Asmodan, e se vi è piaciuta la serie che abbiamo fatto finora. Alla prossima ragazzi, ci vediamo con il prossimo atto la prossima settimana.